Roberto Di Piazza, uomo simbolo dell'impegno per la pacificazione transfrontaliera. E questo è il senso dell'Ordine d'Argento al Merito consegnato al Sindaco di Trieste dal Presidente della Repubblica Borut Pahor nel corso della cerimonia svoltasi nel Palazzo della Presidenza a Lubiana. Nella motivazione dell'onorificenza conferita al primo cittadino di lunga data vengono citati i suoi sforzi personali per l'organizzazione del concerto dei presidenti di Slovenia, Italia e Croazia a Trieste nel 2010, in cui, si legge, ha mostrato il suo impegno per la pacificazione e la riconciliazione tra nazioni in cerca di un futuro migliore e soprattutto comune. E poi ancora, ha fatto tutto il necessario per garantire le procedure per la restituzione del Narodni Dom alla Slovenia. Infine, l'apice tra i momenti simbolici, raggiunto e suggellato con i presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor, che insieme, mano nella mano, il 13 luglio del 2020, hanno onorato i luoghi simbolo delle memorie e dei drammi vissuti. Riferimento chiaro al doppio omaggio dei capi di Stato, alla foiba di Basovizza e al monumento dedicato ai fucilati del Tigre. È una grande amicizia col presidente Borut Pahor che è sfociata con questa onorificenza che mi fa molto molto piacere. I rapporti fra l'Italia e la Slovenia, fra la comunità italiana e la comunità slovena sono veramente al top in questo momento e mi prendo un po' il merito insieme col presidente Borut Pahor, insieme a Mattarella, di aver creato questo. Un riconoscimento che, ha aggiunto il presidente sloveno Pahor, è anche un segno di grande amicizia e affetto per Trieste, città ponte di culture. A Pahor, lo scorso luglio, il comune di Trieste conferì i tre sigilli della città, la massima onorificenza civica.